Ideona del secolo, ho deciso di aprire una nuova rubrica che è intitolata Le vostre domande, almeno credo che la chiamerò così. In pratica ci sono io, vestito in modo scazzato, tutto scazzato, probabilmente suonerà il cellulare o entrerà qualcuno a disturbarmi, però fa niente, farò dei video veramente così alla buona dove saremo io e te che chiacchiereremo, o almeno parlo solo io e tu ascolti, quindi non è una chiacchierata. E niente, come vedi c'è il PC acceso che sta caricando un video su YouTube, l'ultima mia improvvisazione, e credo sia molto carina, quindi fa tipo il rumore di un'astronave. Dietro di me c'è questo bellissimo preludio di Rachmaninoff che sto studiando, che è appena finito, metterò il video, però non voglio metterlo adesso perché sbaglierei metà spartito. E niente, quindi le domande che mi arrivano su Twitter, su Facebook, per posta privata, sul forum privatamente, sul forum apertamente, io le risponderò qui, solo a quelle, diciamo, di interesse generale che potrebbero interessare a tutte o le più divertenti. Quindi ne ho selezionate alcune e spero che le risposte ti piaceranno. Ecco, un'altra cosa, per chi non lo sapesse, noi di Piano Solo abbiamo un forum, forum.pianosolo.it, senza www davanti, niente, forum.pianosolo.it. E quindi puoi postare lì apertamente qualsiasi domanda dove io, Giulio, Paola o qualsiasi altro esperto ti potrà rispondere. Ecco, chiuso qui. Passiamo alle nostre domande. Allora, foglietto con le domande, sembra con dietro staccato un po' d'Italia, però fa niente. Allora, prima domanda di Marco, questa qui credo, Marco mi avevi detto che se ti rispondeva a questo mi avresti regalato un'auto, ecco, quindi ti sto rispondendo, voglio un Audi A3. Come si suonano i passaggi fighi, quelli tutti che per fare fighi, no? Adesso lo vediamo subito. Allora, questa qui è la scaletta barra arpeggi fighi che tu mi dici. Allora, niente veramente di più semplice, adesso vediamo bene. Allora, stacchiamo la videocamera dal cavalletto, così posso fare gli zoom che voglio io e tutto quello che voglio io. Allora, prendiamo per esempio, che ne so, l'accordo di La bemolle. La bemolle, Do, Mi, La bemolle. Noi vogliamo fare questa scaletta figa su tutto il pianoforte. Quindi che cosa succede? A sinistra suona questo accordo, La bemolle, Do, Mi bemolle, La bemolle, La bemolle, Do, Mi, La bemolle, La bemolle, Do, Mi, La bemolle, La bemolle, Do, Mi, La bemolle. Lo suona tante volte, su tutto il pianoforte. Mentre subito dopo che la sinistra ha finito, parte lei, non parte con La bemolle, ma parte sul Do. Quindi la seconda nota dell'accordo, Do, Mi bemolle, La, Do, Mi bemolle, La, Do, Mi bemolle, La, Do, Mi bemolle, La. E qui ci rivuole il cavalletto perché devo farlo con due mani. Questo risultato qui. Allora, avviciniamo. Speriamo che si veda. Allora, metto su questa ottava. Eccetera, hai capito? Sto rifaccio un po' meglio, arpeggio. Do, Mi, La, arpeggio. Do, Mi, La, arpeggio. Avendo. Sembra chissà che cosa ho fatto, ma in realtà anche con qualsiasi altro accordo, eh. Quindi questo è il metodo principale, altrimenti anche c'è, esiste anche quest'altro metodo. Allora, accordo di Do maggiore, Do, Mi, Sol, Do, togliamoci il Mi e rimane Do, Sol, Do. A questo punto la sinistra suona sempre Do, Sol, Do, Do, Sol, Do, Do, Sol, Do, eccetera, Do, Sol, Do, Do, Sol, Do, Do, Sol, Do. Mano destra parte sul Sol, quindi l'ultima nota dell'accordo, e suono Sol, Do, Re, Mi, in
inserendoci il secondo grado, sol do re mi, sol do re, che poi l'abbiamo visto in un altro video dedicato ai finali. Ok, sol do re mi, sol do re mi, sol do re mi, unendo otteniamo. Niente di più semplice, ovviamente ho suonato male perché ho il cavalletto di fianco e sono scomodissimo, però comunque il metodo è questo. Quindi niente veramente di più semplice. Poi, seconda domanda, cosa pensi dell'anon? Gianluca ci scrive, cosa pensi dell'anon? Dell'anon? Allora, ho detto diversamente e pubblicamente in diversi miei video, ho parlato dell'anon, sono stato criticato, ma sono stato anche appoggiato. Ovviamente, come ho già detto tante volte, ci sono due scuole di pensiero, quelli che dicono che sul pianoforte ci devi morire con questi esercizi di tecnica e che chi dice che sono sì importanti, ma relativamente, cioè la maggior parte del lavoro tu lo fai sul brano. Ecco, io sono per questa, diciamo, corrente di pensiero. E ognuno la pensa come vuole, io non dico che tutti dovete seguire quello che dico io perché io non sono nessuno, però io la penso così e posso darti uno spunto per aiutarti a ragionare con la tua testa, perché un conto è ragionare con quello che senti e quello che dicono gli altri, un conto è ragionare con la tua testa, anche se ragionando da soli non sempre si fa la cosa giusta, però almeno si è unici. Ecco, questo è una cosa importante. Altra domanda. Questa qui non me l'ha scritta nessuno, cioè, nel senso, me l'hanno scritta in tantissimi, ma quindi domanda multipla. Dove trovo gli spartiti? Allora, c'è molta gente che mi chiede questo spartito e basta andare su Google e scrivere, che ne so, per Elisa spartito ti compaiono 9.000 risultati, di questi 9.000 i primi due vanno bene e ti scarichi lo spartito. Ecco, perciò evitate di chiedermi cose così semplici, nel senso, cercate prima su Google, se poi non trovate niente, allora mi chiedete lo spartito a me, anche se sul forum c'è anche la sezione dove richiedere gli spartiti. Ok, gli spartiti più difficili da trovare sono quelli che non si trovano su Google, le opzioni sono due. Allora, in Italia la musica, il pianoforte è una cosa molto di nicchia, ci sono pochi siti, però se tu vai in America, non devi andare in America, basta solo che con Google vai in America, scrivi, che ne so, non trovi lo spartito di Per Elisa? Allora scrivi spartito di Per Elisa, non trovi nulla. Ok, allora scrivi sheet music Per Elisa, quindi lo scrivi in inglese o in americano, in inglese, e Google ti andrà a dare tutti i risultati americani, inglesi, quindi avrai i blog americani che sono molto più potenti, più grandi di questi italiani, quindi troverai quello che vuoi. Non trovi uno spartito di Queen? Scrivi sheet music Love of My Life, un pezzo dei Queen, che qui in Italia sicuramente non lo troverai, ma se scrivi in inglese troverai qualsiasi cosa. Io utilizzo questo metodo. Altra cosa, se proprio non lo trovi neanche con questo modo, ci sono due siti che devi assolutamente digitare prima di scriverli. Allora, il primo è 4shared, scritto 4shared.com, 4shared, condivisione, 4 con, scritto con numero, e lì troverai veramente qualsiasi cosa. E l'altro è scribd.com, dicono che lo utilizza anche Barack Obama, quindi saluti messaggio, se lo utilizza lui, quindi un motivo c'è, e quindi ti consiglio di cercare gli spartiti lì. 4shared, script e in inglese su Google. Queste sono le mie tre chicche, ora le sai, perciò cerca prima di chiedere. Ok, altra cosa. Vabbè, questa è divertentissima. Domanda di Michela. Ti hanno mai riconosciuto? Ti hanno mai riconosciuto per strada? Allora, sì, è capitato due volte e in tutte e due le volte veramente non sapevo cosa dire. Cioè, tu sei lì. Allora, la prima volta è successo che stavo tornando da una lezione da Milano ed ero in stazione di Milano Garibaldi. Mi ero preso un panino perché era sotto ora di pranzo. Ero lì che guardavo il tabellone degli orari, stavo mangiando il panino e passa di fianco una compagnia di ragazzi, no? E a un certo punto uno della compagnia si distacca e vedo che viene da me. O mi vuole picchiare o non lo so. Arriva da me e fa: scusa, ma tu sei quello lì che fa... sei Cristian, quello lì che fa le lezioni su YouTube? Faccio... ci ho messo un po'... cioè, intanto c'ho un boccone grande così in bocca. E gli ho detto... sì, sono io.
E fa: ah, grazie mille, con te sto imparando veramente tantissimo. Faccio, cioè, a questo punto ci stava una risposta come: ah, sono contento, per qualsiasi cosa chiedimi pure, scrivimi, ci starà un rapporto civile. Io: ah, grazie, grazie, se n'è andato. Cioè, che figura ho fatto, scusami, se stai guardando questo video, scusami veramente. Secondo incontro è stato a Gallarate, dove esco spesso. Eravamo in piazza Gallarate con i miei amici e a un certo punto, solita scena, arriva un ragazzo, sempre i ragazzi, mai. Arriva un ragazzo e mi ferma e fa: ma tu sei Cristian Salerno? E faccio: sì. Intanto, scena bellissima. Tutti i miei amici si mettono tipo a cerchio intorno a me, come se, non lo so, fosse una corrida, e si beccano la scena. Cioè, proprio io ero imbarazzato, ero rosso come pochi, ero diventato rossissimo, e c'erano i miei amici attorno che mi guardavano la scena, proprio interessati, e questo che mi faceva domande e io non sapevo cosa rispondere. Ero rosso, ero teso, avevo tutti gli occhi dei miei amici puntati su di me, e ho fatto un'altra figura di... Quindi scusami anche a te, la prossima volta parto con la risposta pronta o mi farò un bigliettino o qualcosa. Che altro aggiungere, ragazzi? Spero che siano state domande utili, a parte qualche cavolata qui là. E ci vediamo al prossimo appuntamento, che non so quando, ogni quanto farò uscire, anche in base alle domande che mi arrivano. E strapolerò sempre quelle più interessanti e simpatiche. Alla prossima, ciao!